tutti, grazie per la vostra partecipazione. Allora, prima di iniziare a raccontarvi un po' la campagna abbonamenti di quest'anno, ci teniamo a fare alcuni ringraziamenti. Il primo innanzitutto a voi per la disponibilità di oggi, ma soprattutto per la vicinanza che avete dimostrato l'anno scorso e che sicuramente ci dimostrerete quest'anno. Il secondo ringraziamento va alla proprietà, rappresentata qui da Edoardo Cellino, che ci sta dando modo, nonostante siamo in corsa, perché tra i lavori che dovrà iniziare lo stadio e la stesura di una campagna e abbonamenti, sempre i tempi non collimano. Probabilmente avremo qualche imperfezione che sicuramente andremo ad aggiustare, ma la volontà è quella di cercare di comunicare al meglio, convinti di aver fatto un buon lavoro. Terzi, ma non ultimi, ovviamente tutti i nostri tifosi, perché ci hanno dimostrato grande vicinanza, siamo certi che ce la dimostreranno anche nella stagione nuova. E quindi con... una cosa, può presentarsi gentilmente? Io sono Ferrari Martino, faccio parte di Infront e collaboro con il Brescia, in particolare con l'ufficio marketing, quindi diciamo che lavoro all'interno dell'ufficio marketing del Brescia. Vi spiegherà casomai poi il presidente dopo, però è semplicemente una collaborazione che sta andando avanti. Io sono arrivato a marzo e quindi adesso partiamo con la stagione esattamente. Poi comunque se ci sono delle domande le facciamo poi tutte qua. No, come sta parlando, almeno sappiamo comunque dobbiamo parlare. Ok, grazie. Allora, quando si presenta una campagna abbonamenti, la cosa in primis da raccontare un po' è il claim, no? A volte si cerca sempre di trovare un claim che sia accattivante, che sia divertente, che sia utile. Noi oggi abbiamo scelto un claim che vuole ricoprire e raggruppare un po' tutti quelli che sono quantomeno la nostra visione condivisa con la proprietà di quello che è il prossimo campionato. Quindi il solo Brescia è semplicemente un richiamo, è semplicemente una frase che deve coinvolgere tutti, quindi la squadra, la società, i tifosi, gli organi di stampa, di fatto una città. Quindi abbiamo cercato di semplificare molto quello che è il claim, cercando di andare ad estrapolare due parole da un canto della nostra curva e riportandolo come claim per la nuova campagna abbonamenti. A livello di racconto lo possiamo guardare assieme. Allora, vi abbiamo fatto comunque un estratto della tabella prezzi che poi potete guardare in maniera un po' più ingrandita da quello che è all'interno del nostro folder. Allora, semplicemente la campagna abbonamenti quest'anno si determinerà in due fasce. La prima, che è la fascia di prelazione, quindi è riservata ai vecchi abbonati, a differenza probabilmente di altre volte non sarà una prelazione sul posto, in quanto i lavori ci stanno portando a non avere il posto riservato corrispondente a quello dell'anno scorso, quindi noi l'abbiamo definita una prelazione di prossimità. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'abbonato si recherà o allo store o allo stadio, cercherà di capire tramite le piantine che mostreremo più o meno dov'era e quindi confermerà il proprio posto. Diciamo così, il cliente potrà sbagliarsi di qualche metro, un metro, due metri al massimo, proprio perché la nuova conformazione della tribuna e delle gradinate, portando tutto a posti seduti, ma soprattutto mettendo nella tribuna coperta tutte poltroncine imbottite come quelle che vedete presente oggi in tribuna VIP, probabilmente farà perdere qualche posto in qualche fila. Quindi l'abbiamo definita di fatto una prelazione di prossimità. La prelazione finisce il 18 giugno, quindi abbiamo tempo una settimana per far sì che tutti i nostri abbonati, vecchi abbonati, possano prelazionare il proprio posto. Dopodiché libereremo tutti i posti e inizieremo, dopo 4 giorni di fermo tecnico, che è quello che il player di biglietteria ci chiede per riassettare tutte le mappe,
ripartiremo con la vendita libera il 24 giugno fino al 10 agosto. Queste sono per il momento le date che abbiamo ipotizzato e deciso con il presidente. Quindi prelazione da domani fino al 18 giugno, poi fermo tecnico dal 24 giugno al 10 agosto, andiamo con la vendita libera. Dove è possibile esercitare la campagna abbonamenti? Allora, abbiamo diviso le location. Allo store è possibile fare la prelazione per tutti gli abbonati che l'anno scorso erano abbonati appunto in tribuna coperta o in tribuna centrale. Quindi chiunque aveva l'abbonamento di tribuna centrale l'anno scorso e vuole riconfermare il proprio posto deve venire allo store. Mentre per quanto riguarda la gradinata bassa o alta, perché quest'anno inseriremo un nuovo settore che è la gradinata bassa, che verrà riaperto quest'anno al pubblico, ovviamente parliamo di tutti i settori che hanno posti a sedere, quindi o con poltrona o con scocca di plastica, e la curva nord, saranno emessi allo stadio presso la Business Lounge. Quindi curva nord, gradinata alta e gradinata bassa, l'abbonamento sarà emesso presso lo stadio all'interno della Business Lounge. Tutto chiaro fino qui? Sì. Allora, per quanto riguarda le condizioni, la leggiamo assieme, nel senso che per l'acquisto dell'abbonamento è necessario presentare un documento valido di identità e la membership card, che è praticamente la tessera che un vecchio abbonato ha già in mano. A quel punto vi sarà consegnato un documento che va rifirmato ed è quello che ci permette di emettervi poi la nuova tessera. Quindi il modulo non va stampato dal sito, lo consegnate voi? Lo consegniamo noi alla biglietteria e viene compilato. Ci saranno da perdere minuti e mezzo, ma preferiamo consegnarlo e farlo compilare lì sul posto, o qui o allo stadio. Quando ce lo arrivano lì? Dal 18 al 28. Dal 18 giorni della settimana. Dal lunedì al sabato, esclusa la domenica. Sì, domenica esclusa. Domenica esclusa, giusto, giusto. Domenica esclusa, certo. Allora, per quanto riguarda le disponibilità, per scelta, per conformazione dello stadio, per la ristrutturazione, diciamo che per il momento di tribuna coperta mettiamo in vendita 1500 posti, mentre per la curva nord sono 2500. La gradinata alta e bassa non ha limitazioni, ma nella nuova conformazione dello stadio, che sarà 21.000 posti per regolamento, la società non ha l'intenzione ad oggi di superare il 50% di occupazione dei settori da abbonamento. Quindi vorremmo tenere libero il 50% per la vendita singola a partita. In realtà abbiamo specificato 1500 posti di tribuna coperta, 2500 posti di curva nord e libera per la gradinata, perché vedendo i numeri la prelazione comunque non supererà il 50%. Work in progress, capiremo se mantenere il blocco del 50% della capienza dello stadio, oppure quando saremo verso fine luglio capire se mettere in vendita altro oppure no. Quindi questo per quanto riguarda l'operatività. Se ci sono domande, se no andiamo avanti o le facciamo dopo. Allora, prezzi. Abbiamo cercato di snellire molto la parte pricing, abbiamo cercato di fare meno tariffe possibili e abbiamo soprattutto cercato di aiutare o di venire incontro le persone che hanno la volontà di fare l'abbonamento, cercando di non essere troppo invasivi sulla parte prezzo. Allora, le prime informazioni sono, innanzitutto, quando parliamo di ridotto, parliamo di ridotto donna, quindi applicato a tutte le donne. Ridotto under 18 significa sono considerati nati dall'1/1/2001 compreso. Ridotto 14 anni sono considerati nati dall'1/1/2006 compreso. In questo caso però chiediamo che o un genitore o un tutor si presenti in biglietteria, perché il ragazzo è minorenne, può tranquillamente contrarre l'abbonamento, ma il documento
o la scheda che va firmata per il rilascio dell'abbonamento deve essere firmata da un maggiorenne. Per quanto riguarda le tariffe, abbiamo deciso di dividerle in questo modo. Allora, per quanto riguarda la tribuna centrale, e poi vedremo come saranno divisi i settori l'anno prossimo, l'intero è a 1000 euro. Tutti gli abbonamenti sono composti da 19 partite più una di Coppa Italia. Quindi tutti gli abbonamenti comprendono il campionato di Serie A più la prima partita di Coppa Italia che il Brescia giocherà in casa. Quindi 1000 euro l'intero, ridotto donna 650 euro, ridotto over 65 650 euro e ridotto under 14 200 euro. Cosa significa? Significa che se qualcuno vuole fare un ridotto under 14 200 euro deve categoricamente essere legato all'acquisto o di un intero o di un ridotto donna o di un ridotto over 65. Quindi non è possibile mettere un abbonamento singolo a 200 euro se non accompagnato dall'acquisto di un intero, di un ridotto donna o di un ridotto over 65. Per la tribuna centrale ricordo che gli abbonamenti vengono messi allo store, quindi qui. Gradinata bassa in vendita allo stadio, qui abbiamo intero 500 euro, ridotto donna 250, ridotto over 65 250, il ridotto qui è under 18, quindi l'acquisto del ridotto under 18 non è legato a un acquisto di un intero o di un ridotto, ma anche qui in questo caso il firmatario, essendo un minorenne, deve essere accompagnato da un genitore o un tutor. In questo caso però può essere messo l'abbonamento singolo. Per quanto riguarda la gradinata alta, il sistema è identico, cambiano i prezzi, 400 euro per l'intero, 200 per il ridotto donna, 200 per il ridotto over 65 e 200 per il ridotto under 18. Per quanto riguarda la curva nord c'è un prezzo unico, quindi non ci sono ridotti, ed è a 290 euro. Vi abbiamo riportato quello che è poi la specifica di quello che abbiamo detto, ridotto under 14 e 18, e qui c'è una novità importante. Perché? Perché su volontà esplicita del presidente siamo stati incaricati insieme ai ragazzi del marketing di trovare un modo per, come vi raccontavo prima, poter incidere il meno possibile sulla parte economica. Quindi chiunque vuole acquistare un abbonamento può rateizzarlo fino a un massimo di 4 rate. Cosa significa? Significa che io mi devo presentare all'acquisto di qualsiasi abbonamento o qui o allo stadio portando la carta di identità, il codice fiscale, un bancomat, eccetto i due che sono segnati, quindi Engie Direct e Banco Posta, e un cellulare. A quel punto lì noi, tramite un sistema che si chiama PagoDeal, faremo una strisciata del bancomat, il bancomat ci autorizzerà il pagamento, al cliente verrà dato uno scontrino emesso proprio dalla macchina POS dove verranno dichiarate le massimo 4 rate che partono a 30 giorni dal giorno dell'emissione della prima, e quindi lui avrà una ricevuta che dice la prima la paghi fra 30 giorni e le altre nei 30 giorni successivi, esattamente, fino a un massimo di 4 mesi. Poi dietro abbiamo messo una descrizione di quelli che sono i settori del prossimo anno. Quindi, partendo dalla tribuna centrale, tribuna VIP e tribuna principale per il momento non sono in abbonamento. Poi, se il presidente fra un giorno, una settimana, un mese deciderà di metterli, per il momento non sono in abbonamento, che sono quelli che vedete in bianco. Dopodiché abbiamo diviso le due tribune come erano già quest'anno, pari o dispari, ma segnando i settori. Quindi la tribuna centrale pari avrà settore A, settore B, settore C e settore D. Idem per la dispari. Ovviamente qual è il vantaggio? Scusi, i settori della tribuna, perché quest'anno erano due, c'era la VIP e ce n'erano una. Quest'anno tornano tre come era una volta. Ma in realtà sono quattro, perché abbiamo la VIP, una tribuna principale,
e poi una tribuna, tre per lato. Se cioè, si quindi tra... scusi, chi era ipotesi abbonato in tribuna principale dispari, non sa più, però dove, cioè, è una prossimità di posto, esatto, molto... Allora, su questi settori, no, sì, su questi settori sì. Cioè, il mondo cambia completamente. Esattamente, deve andare sulla coperta. Sì, quella che una volta chiamavamo laterale. Esattamente. Laterale, posto è sicuramente quello. Ok. Per quanto riguarda invece la gradinata, abbiamo gradinata alta nord e sud, gradinata alta laterale nord e laterale sud, gradinata bassa che di fatto è un settore unico di gradinata bassa divisa per micro settori che sono A, B, C. I settori sono solamente da dare un po' di indicazione per capire dove devi andare. Esattamente. La prima norma è disegnata lì, verrà costruita nuova, a quella sud, perché no, per non si fa lavoramento, per il costo, per il biglietto e per la nuova. La prima norma era quella che c'è adesso. Aumenta di quasi 1000 posti. Facendo quella, ampliandola. 5000 posti. Per fare tutta nuova. Ah, nuova? Sì, sì. Viene smontata le tutte, ah, ecco, viene smontata le tutte. Purtroppo sì. Questo è la campagna e abbonamenti di quest'anno, quindi se ci sono domande, perplessità, siamo qui, il Presidente è a disposizione. Stiamo correndo, ragazzi, non si capire il minimo di spesa adesso, se dovevamo approvare, approfondire tutto, ci metteremo un altro mese, quindi perché non abbiamo il tempo, perciò credo per dare la possibilità ai vecchi abbonati di avere l'operazione e smaltire un po' di lavoro e fare un po' di rodaggio anche per capire dove sbagliamo, dove possiamo aggiustarci. Questa è una campagna abbonamenti vera. È un campionato che ci necessita un po' di specializzazione che non abbiamo ancora più. Perciò avremo dei problemi, degli intoppi e faremo un po' di rodaggio questi giorni. Ci siamo trovati dalla sera alla mattina in Serie A, solo il tempo di andarsene a fare. Per quanto riguarda la nota, secondo me, detto che c'è un ampliamento a 5.000 commessi, come aveva preannunciato, però. Prima parlava il signor Ferrari, diceva 2.500 posti, che al momento oggi abbiamo 16.500 posti dove potremmo teoricamente abbonarci. La curva sud non sarà aperta gli abbonamenti per questioni di sicurezza tecniche, perché nel caso la curva sud avessimo le richieste a qualche partita o che derby, conviene alloggiarli tutti nella curva sud per andare. Ecco, perciò faremo solo dei biglietti, facciamo gli abbonamenti e creiamo le grosse problemi. Però la nostra intenzione è non superare il 50% della capienza, come probabilmente. Quindi anche il nord, dove però magari qualche, visto che ci sono poi adesso 3.800 eventi, sono i più abbonati, se non la cosa ci sarà. Anche noi abbiamo un programma nostro. Il programma penso che è oltre 2.500. Ecco. Anche sotto 2.090 esattamente. Facciamo 2.500, a me mi interessa dare l'abbonamento come prima, diciamo, operazione. A chi era donato. Okay. E quindi quelli ci e questi li sto accontentando subito così. Abbiamo fatto anche, mettiamo tutte le costruzioni nuove, rifaremo anche la gradinata perché rifaremo i pavimenti, le balaustre, le verremo dentro. Perciò sarà una gradinata tutta nuova, diciamo, nel limite del tempo, della possibilità, però sarà esteticamente più bella e con tutto il poltroncino. È lì che è utilizzata la nostra campagna a ospitare le famiglie. E già ci sono degli sconti molto alti per i bambini, under 18, per gli over 45, per le signore, per le signorine, e diciamo dei prezzi abbastanza popolari. Oggi sono i prezzi direzionati con delle rate, senza interessi e con una forma di garanzia molto lieve, perciò avremo la possibilità di potersi abbonare direzionando il pagamento senza pagare un euro di interesse. Questo lo facciamo come omaggio ai nostri abbonati. Questi settori di tribuna centrale non li mette in vendita perché saranno... Perché dobbiamo modificare i poltroncini, non sappiamo quante ce ne saranno per i poltroncini. Abbiamo avuto, no, anzi non abbiamo ancora la licenza per lo stadio. Domani mattina entrano le imprese allo stadio e non abbiamo ancora la licenza, perciò stiamo correndo contro il tempo. Se avessimo aspettato di avere i poltroncini nuovi, sapere quanti posti ci abbiamo, come se la passa diciamo, la commissione di pubblica spettacolo, avremmo rischiato di aprire una campagna abbonamenti a metà luglio. No, però dico, l'idea poi sarà questa di riservarli solo a chi acquisterà il biglietto per la singola partita? No, ci saranno gli abbonamenti, ci saranno dei pacchetti come zona VIP, come hospitality, okay. Ci saranno gli skate box sotto che li facciamo in collaborazione con Infront.
Io non li avrei fatti e il front che ha spinto per farli, perché il tempo, i costi sono molto alti, però è una cosa che vogliamo fare, spero di farcela in tempo. Vogliamo fare tante cose, ragazzi, credete. I giorni volano. Il problema principale è il tempo, insomma. Sì, non abbiamo ancora la concessione dello stadio, perciò pensate un po' voi come stiamo messi. Quindi anche per gli skybox si saprà in futuro. Skybox abbiamo già il progetto, abbiamo tutto, però prima di andare a fare delle vendite che vanno collocate sulle piantine del computer, oggi non si fa nulla senza computer, bisogna monitorizzare, sapere l'altezza del sedile, il tipo del sedile, quanti posti ci saranno esattamente, ci necessitano ancora altri 15 giorni. Cioè, anche perché di fatto diventa una zona dello stadio, quindi va mappata con le capienze. Quindi, una VIP, oggi ci sono 260 posti, poi dopo le 9 non sappiamo se sono 200, 180, 210, perciò non sappiamo quanti posti ci saranno. La tribuna avrà tutte le bottoncine come c'è quest'anno in tribuna VIP, in tutti i settori della tribuna. Tutti, anche la tribuna. Tutte le bottoncine che come quelle VIP. E nella tribuna VIP stiamo cercando di trovare una soluzione, se ci permette la consegna e tempo, di mettere il fotone quelle grosse, perciò non sappiamo quanti posti riusciamo a mettere lì. Però entro 15 giorni siamo in grado di poter aprire anche quello. Intanto smaltiamo le prelazioni, facciamo un po' di quantità, facciamo un po' di rodaggio con i ragazzi, con gli impianti, stiamo improvvisando. Quanti abbonamenti si aspetta? Si è fatto io non mi aspetto. Economicamente il lavoramento è antieconomico per un'azienda, perché costa, noi avremo l'anno prossimo due fasce di biglietti, la fascia C, la B e la A, come si fa in Inghilterra, perciò la fascia C, che è la più bassa, sarà superiore alla quota pagamento, la fascia B sarà ancora, e quella A sarà perciò noi andiamo a non superare il 50% delle abbonate, che economicamente veramente non è, noi teniamo di giocare bene, siamo sicuri che sarebbe qualcosa di più con i biglietti. Fa molto in una mente anche economica, secondo me. Ma anche in B, vi ricordate che prima non li volevo fare con me? Sì. Perché sembra quasi avere solo prima le persone di dargli da mangiare. Mangia, poi paga. Quest'anno sono stato buono, con le poter mettere i biglietti, non l'ho fatto. Però ricordate che noi viviamo di biglietti e di pubblicità e di sponsorizzazione. Purtroppo è il nostro pane, non è biglietti, dobbiamo trovare anche. Prima che ci bastano i soldi che stiamo controllando per i costi che abbiamo da affrontare lo Stato. Perciò a noi non ci basteranno i soldi, i biglietti e regolamenti per pagare da quelli che faremo lo Stato. Dobbiamo fare un mercato di acquisto calciatori.